La denatalità, la fuga dai piccoli centri negli ultimi anni hanno contribuito a ridurre significativamente la popolazione dei piccoli comuni della nostra regione. Solo nella provincia di Padova ci sono ben 21 comuni che hanno meno di 3.000 abitanti. In Veneto in totale sono circa 570 i comuni, ma la geografia della regione potrebbe essere ridisegnata nei prossimi anni grazie al progetto di legge regionale sul riordino del territorio che verrà discusso in Consiglio regionale nei prossimi giorni. In Veneto sono una decina i progetti di fusione tra comuni avviati, spiega Luciano Sandonà, presidente della prima commissione. Ci sarà un leggero ritocco economico per favorire le fusioni che si aggiunge all'incentivo economico che viene dato anche dallo Stato. Per comuni di 4-5 mila abitanti si parla di incentivi economici 10 anni sull'ordine dei 6-7 milioni di euro complessivi. Nel Padovano, nella scorsa legislatura regionale, c'è stata la fusione di Borgo Veneto. In programma ora c'è quella tra Carceri e Vighizzolo, ma si abbozza anche un progetto tra Galzignano e Arqua Petrarca. Le fusioni tra comuni sono uno strumento che permette anche di garantire maggiori servizi ai cittadini. Per rispondere a queste esigenze, per dare i servizi, per garantire le funzioni ai singoli cittadini, ci sono comuni che ormai hanno anche 2-3 dipendenti, molti dei comuni in Veneto non hanno neanche i vigili urbani. Questo sicuramente favorisce il portare avanti i servizi, quelli essenziali alla popolazione, e favorisce anche le economie di scala fra i singoli comuni. Certo, ci devono essere delle caratteristiche, quindi la continuità territoriale, un idem sentire tra la popolazione, e la gente deve essere anche preparata alle singole fusioni.